In Giappone il Capodanno capita in febbraio. A Matsunoyama, in provincia di Niigata, con questo falò si bruciano per scaramanzia tutti i vecchi ricordi dell'anno passato, belli o brutti che siano. Poi, con la cenere dei fuochi, si sporca il viso dei passanti e specialmente quello delle ragazze. A Kataura, invece, si travestono da dei e danzano la danza della prosperità, in barba a tutti gli iettatori del Giappone. E infine questi sono gli scongiuri di moda a Kyoto. Tre panzoni rappresentano tre vizi: l'ingordigia, la violenza e l'arroganza. Ma ecco una bella figliola che li mette in fuga con un simbolico lancio di confetti. Tanta è nei diavoli giapponesi la paura del matrimonio. A 3000 metri di altezza, sui monti scozzesi di Cairngorm, paesaggio polare. In queste buche scavate nella neve e sotto le tende, dormiranno per 4 notti gli uomini di un distaccamento di fanteria della marina inglese. Scopo: allenarsi alla guerra sotto zero. Nel Galles, squadre della RAF si allenano invece al pronto soccorso. Spesso incidenti come questo hanno isolato passeggeri e piloti in località deserte, in condizioni atmosferiche tremende. Si tratta per prima cosa di localizzare le vittime, di indicarle con un razzo ai soccorritori, di provvedere al loro trasporto sull'impervio terreno con estrema cautela. Già la neve si sta sciogliendo e le difficoltà sono maggiori. D'ora in poi, ad ogni grido di soccorso, da queste impervie cime gli uomini della RAF risponderanno. Prima di affollarsi di villeggianti estivi, la riviera ligure, in questo anticipo di primavera, si è affollata di attori. Al sole di Rapallo troviamo Alan Ladd, un po' ingrassato ma senza pistole e con un bel sorriso sulle labbra. A Portofino arrivo di Valentina Cortese, venuta a raggiungere la troupe della Contessa Scalza, che sta girando sulla piazzetta del paese. Ecco qua una primizia del film. Humphrey Bogart abbraccia Ava Gardner e ne è riabbracciato sotto gli occhi del regista Mankiewicz. Poco più in là, la longilinea Lorraine Bacall attende il suo turno per abbracciare il dolce Humphrey. Con 3 carrozze a rimorchio cariche di tecnici, questa nuova elettromotrice francese ha realizzato sulla linea Digione-Bonn, durante le prove di collaudo, l'incredibile velocità di 243 km orari. Si tratta di una locomotiva attualmente costruita in serie nelle officine francesi. Il muro del suono si sta alzando sempre di più dinanzi alla nostra fretta. Di qui a breve non sarà più indispensabile l'aeroplano per sbatterci contro la testa.